Il centro civico di Menfi ieri sera ha ospitato un convegno sulle infrastrutture con la presenza del vice ministro Edoardo Rixi, ultima tappa di una sua visita in Sicilia, nel corso della quale si è parlato naturalmente del ponte sullo stretto, ma anche di quelle che per i siciliani sono priorità ben più importanti, ovvero le infrastrutture viarie del resto dell'isola e in particolare del comprensorio di Sciacca, l'unico ad essere privo di rete autostradale e rete ferroviaria. Organizzata dal deputato europeo agrigentino della Lega Annalisa Tardino, l'iniziativa è stata voluta anche per dare forza, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, all'alleanza recentemente raggiunta in Sicilia tra Lega ed MPA. Il vice ministro Rixi ha esposto la programmazione del ministero guidato da Matteo Salvini e per l'ennesima volta ha assunto impegni precisi con il supporto dei responsabili siciliani di ANAS, rete ferroviaria, sistemi portuali, governo regionale ed Enel, presenti ieri sera a Menfi, per definire quel sistema infrastrutturale senza il quale non si può parlare di sviluppo e crescita sociale. Nel pomeriggio Rixi era stato anche a Santa Margherita Belice, dove con stupore aveva appreso che ci sono ancora zone prive di urbanizzazione primaria. Intanto cambiare parametro, perché non si può più parlare della ricostruzione del 68, perché purtroppo nel frattempo sono avvenute tutta una serie di altre ricostruzioni che, a differenza di quella qua, sono andate a buon fine. Quindi il problema è che noi adesso dobbiamo risolvere le situazioni attuali parlando di rigenerazione urbana e di completamento, ad esempio di realizzare la rete fognaria piuttosto che tutti quei servizi che non sono stati realizzati, senza ripercorrere gli errori del passato, perché se ci mettiamo sulla fase ricostruzione rischiamo tra 20 anni di essere ancora a dover fare le fogne in Sicilia. Ci sarà un grande piano anche sulla casa che varerà il governo nel 24. All'interno di questo piano deve essere compresa anche l'emergenza nel Belice e in tutti i territori che nel 68 e nei 40 anni, 50 anni successivi non hanno avuto quei servizi e quelle abitazioni che si sarebbero dovute realizzare. Il sindaco di Santa Margherita, Gaspare Viola, ha consegnato al rappresentante del governo nazionale un ampio carteggio, lo stesso che da anni viene portato a Roma per sottolineare l'assenza dello Stato nei confronti di un territorio che ha ancora tante ferite aperte. Santa Margherita è stata danneggiata da una ripartizione iniqua dei fondi che lo Stato ha stanziato nel corso dei decenni per il terremoto del Belice. È il comune che ancora oggi ha delle ferite nel pieno centro abitato, dove decine e decine di famiglie non hanno quella dignità abitativa che altre famiglie hanno, cioè le opere di urbanizzazione primaria. L'europarlamentare agrigentina Annalisa Tardino nel suo intervento ha criticato i politici agrigentini. Pur ricoprendo incarichi di governo importanti, ha detto hanno trascurato la provincia ed ha fatto pure riferimento all'ex presidente della regione Toto Cuffaro. Insomma, è già partita la campagna elettorale per le europee senza esclusione di colpi anche tra forze alleate. Per la Tardino la Lega può governare bene anche al sud. Siamo appena stati a Santa Margherita, dove abbiamo fatto un sopralluogo in un quartiere di cui ancora è privo di opere primarie ed è veramente paradossale. E credo che la Lega dimostrerà, diciamo, che è un movimento che sa governare come ha fatto al nord e riusciremo a farlo anche al sud. Siamo molto fiduciosi.